Ok, mi trovo a Via delle Fornaci, praticamente mi dicono all'inizio ai piedi di Monteverde in Roma, oggi è il 27 giugno 2023, mi chiamano per un sospetto, per una sospetta intrusione sotto il celletto di una suranda e ovviamente il proprietario dell'abitazione nel dubbio, forse api, forse vespe, mi ha contattato. Io sono arrivato per la prima volta nella stagione 2023, scorgo rimuovendo il celletto una fondazione di Vespa Orientalis ai piedi di Monteverde 2023. Eccolo qua, è stato bravissimo questo ragazzo che si è accorto, nonostante la silenziosità di questi insetti quando fondano, cioè in questo caso si tratta di una regina, sta fondando la sua colonia, eccola qui, anche molto indispettita perché ha già avvertito della nostra presenza. Io mi avvicino ancora di più. Lei sono consapevole al mille per mille che non attaccherà, e c'è un motivo fondamentale perché non attacca. Le sue operaie sono in procinto di nascere in questo momento, dopodiché lei non uscirà più dal nido. E saranno le operaie che provvederanno al fabbisogno della regina, e quindi la colonia in breve tempo lieviterà, si moltiplicherà tantissimo. Eccola qua. Quindi siamo a giugno, 27 giugno 2023, siamo ai piedi di Monteverde. Non è finita Roma, purtroppo non è finita. Eccole qua. Le piogge hanno ritardato la colonizzazione. Siamo alla fine di giugno, quindi è in ritardo, è molto molto indispettita perché l'abbiamo scoperta e sarebbe diventato un nido enorme come quelli che purtroppo negli ultimi tempi siamo abituati a vedere, siamo stati abituati a vedere. Allora, non ci vedrete, noi siamo riusciti a catturarla viva, ovviamente solo per scopo scientifico, è un animale, è un insetto che da noi non può essere lasciato vivo purtroppo perché è un insetto infestante, un insetto che danneggia tra l'altro anche notevolmente, significativamente l'apicoltura. Però ovviamente per motivi di studio io l'ho catturata viva in questo momento. Allora, avevamo quasi finito, era praticamente la battaglia era finita, mentre invece ci siamo accorti, mettila là, ci siamo accorti dall'altra parte. Allora, non ci crederete, da quest'altra parte del celletto che abbiamo appena aperto, dove abbiamo appena catturato una regina colonizzatrice, dall'altro lato del celletto c'è un altro nido, un'altra Orientalis. Pensate, in una sola abitazione, in una sola finestra, stavano nascendo due enormi nidi di Vespa Orientalis. Ecco l'altra regina da quest'altra parte. Pensate il ritardo che hanno portato a causa delle piogge insistenti, le ha fatte addirittura colonizzare talmente vicine. Questi insetti difficilmente colonizzano così vicino, pensate, a una distanza di pochissimi metri, 3 metri, all'interno della stessa finestra un'altra Orientalis stava colonizzando qui ai piedi di Monteverde. Non è finita, purtroppo ricominciamo con la Vespa Orientalis a Roma.